Ciao bambini, io sono Sweepy e benvenuti nel mio fantastico mondo subacqueo. Questa sera vi racconterò una bellissima storiella. Parliamo di una farfallina e di una formichina. Siete pronti? C'era una volta, nell'antica fattoria del signor Crococò, una simpatica formichina dal nome buffo simile ad un puffo. Lei si chiamava Vanitosa, ma tutti la conoscevano come Formichina Puffina, perché raccontava di aver visto i puffi. Voi bambini conoscete i puffi? No, vi dico subito chi sono. I puffi sono simpaticissimi animaletti blu, davvero molto piccoli, che narrano le antiche storielle, vivono sulla terra e che vedi solo tu. La Formichina Puffina era una gran lavoratrice. Non stava mai un momento ferma, sempre al lavoro, sempre a procurare cibo. Per quando arriva l'inverno, chiaro, non era mai uscita dalla fattoria del signor Crococò e non sapeva cosa ci fosse nella città e di quante cose belle si possono fare quando si esce di casa. Un giorno decise di incamminarsi verso il campo di grano, per poter prendere qualche chicco e, attraversando un bellissimo campo di fiori e girasoli, incontra una farfalla bellissima. Aveva delle ali lunghe e anche molto colorate, con tanti disegnini e tanti cerchietti. Era uno splendore e così, come di buona educazione, alzò la zampetta e disse esclamando: «Oh, buongiorno bella farfalla!» E la farfalla subito rispose al suo saluto muovendo le ali. «Se non metti un cappello ti verrà un mal di testa con questo sole bello», disse ancora la formichina. E la farfallina rispose: «Amica formichina, sono una farfalla e anche assai carina, e del cappello non ho bisogno mica». Così la formichina, incuriosita, le chiese ancora: «Perché non hai bisogno di indossare un cappellino?» E la farfallina rispose: «Noi farfalle abbiamo vita breve ed è per questo che gironzoliamo senza cappellino. A proteggere la nostra testolina ci pensano le antennine». «Io sono Malù», aggiunse. Dopo aver parlato per un po' di tempo, la farfalla si accorse subito che la formichina, per pensare a lavorare, non aveva mai visto le meraviglie del mondo e così disse: «Formichina Puffina, io sto andando al mare, perché non vieni con me?» E la formichina, sorpresa, rispose: «Il mare? Ma cos'è il mare?» Scoppiò a ridere e rispose: «Ma come cos'è il mare? Non mi dire che non lo conosci», rispose Malù. «Io lavoro sempre, sono piccina e non ho le ali. Il mare è molto lontano». Subito Malù si offrì nel darle un passaggio. «Sali sulle mie ali e ti mostrerò il bellissimo panorama che si vede da quassù». E in un batter d'occhio la formichina salì sulle spalle della farfalla e spiccarono un meraviglioso volo. Era così bello, piacevole. Per la prima volta la formichina a vedere gli esseri umani piccoli piccoli piccoli. Sembravano piccini come i chicchi di mais. Finalmente, dopo qualche minuto, si intravide all'orizzonte un qualcosa di fantastico per la formichina. «Guarda, Malù, il cielo sembra scendere in giù», disse stupita la puffina. «Ma cosa dici? Quello che a te sembra cielo è mare! Da qui si abbracciano e come per magia diventa tutto azzurro», rispose ridendo la farfalla. Arrivati al mare, la formichina vide la spiaggia, tanti bambini che giocavano in acqua, sulla sabbia. Vide addirittura un super castello di sabbia ed esclamò alla farfalla: «Wow, potrebbe essere il castello di tutte noi formichine!» Ed entrarono in acqua e fecero un lungo bagno. Giocavano, ridevano, facevano scherzi e ad un certo punto il cielo iniziò a diventare arancio. Era arrivata l'ora di tornare a casa e così si misero in volo. Questa volta la formichina rimase a bocca aperta perché non aveva mai visto un tramonto dall'alto. Con le tante sfumature che
piccolina piccolina non riusciva mai a vedere attraverso i fili dell'erbetta. Arrivati di nuovo alla fattoria del signor Crococò, la formichina ringraziò la farfallina Malù per averle mostrato tutte queste cose meravigliose che non aveva mai visto e si diede l'appuntamento al prossimo anno. Tornata a casa, la formichina Puffina si mise a letto e sognò di nuovo per tutta la notte la giornata trascorsa al mare con la sua nuova amica Malù. Bambini, siate curiosi di conoscere e scoprire nuove cose, perché ci possono sempre svelare grandi segreti. Vogliatevi sempre bene, perché come è accaduto tra la formichina Puffina e la farfalla Malù, l'amicizia è la cosa più bella del mondo. Ops, si è fatto tardi! Su su bambini, avete lavato i dentini? Messo il pigiamino? Come? Siete già a letto? Caspiterina, allora sono io questa sera ad essere in ritardo. Al mio tre chiudiamo tutti gli occhi e andiamo a fare le ninne, perché domani un altro giorno felice e splendente ci aspetta. Siete pronti? 1, 2, 3. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al mio canale, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato. Ciao!